Sogno o son desto? Ho pensato questo oggi pomeriggio mentre guardavo l'ultimo video di Don Tullio Rotondo, il quale mi accusa adesso di dire corbellerie. Siamo passati dalle fandonie alle corbellerie perché, sapete perché? Perché sulla Treccani c'è scritto che Papa Benedetto ha abdicato e che Papa Francesco è il suo successore legittimo. Non ci credete? Ve lo faccio sentire. Perché appunto oggi pomeriggio ho fatto un paio di video ancora sulla questione di risposta a Cionci, in cui ho detto in questa linea, no? Che anche grandi opere di storia non accettano quello che dice lui. Le affermazioni di Cionci, cari fratelli, sono corbellerie, riprendendo quello che diceva adesso, sono corbellerie dal punto di vista canonico. Poi non so se vi ho messo un articolo di... Ma mi pare che l'ho messo su questo canale, un articolo del professor, non so se è dottore o professore Francesco Patruno, e poi ho fatto due video nei quali metto in evidenza proprio, cari fratelli, proprio come anche grandi opere di storia, per esempio la Treccani, Per che è un grande... esempio la Treccani, capite? Ma io a questo punto, caro Don Tullio, sa che cosa farei? Per avere proprio la conferma definitiva del fatto che lei ha ragione, che Papa Benedetto ha abdicato e che Papa Francesco è il legittimo pontefice, chiederei direttamente a Papa Francesco. Perché lei non l'ha citato? Papa Francesco si presenta come Papa, dice di essere il Papa, si veste di bianco e quindi è il Papa, no? E quindi è il Papa, se lo dice Papa Francesco, per forza di cose è il Papa. Poi io ci metterei anche il TG1, il TG5, il Corriere della Sera. Tutti dicono che Papa Francesco è il vero Papa. Anzi, come ricordava Massimo Franco, quando Papa Benedetto diceva il Papa è uno solo, è impossibile pensare che non si riferisse ad altri che a Papa Francesco. Che le devo dire? Chieda a Papa Francesco una conferma del fatto se lui è legittimo Papa o no. Sicuramente avrà una risposta che spazzerà via qualsiasi incertezza. Cari amici, siamo a questo punto, siamo alla Treccani. Che vi devo dire? Vi posso solo ricordare i prossimi appuntamenti: il 12 a Jesi, il 15 a Pontecorvo, il 16 a Roma, il 22 a Melfi, il 30 a Cagliari, il 5 agosto ad Anzio, il 6 a Terracina, e poi nei prossimi giorni ci sarà una bella sorpresa. Grazie a tutti, grazie per le vostre donazioni che ci aiutano ad andare avanti anche dal punto di vista tecnico su questo canale. Un caro saluto a tutti.